Un saluto a tutti qui da Gopippo. Oggi parliamo di nuovo di truffe. Perché parliamo di truffe? Ebbene sì, perché abbiamo trovato un'altra truffa. Ma prima di ogni cosa io vi invito a iscrivervi al canale che trovate qui sotto, perché è importante iscriversi al canale perché così mi aiutate a poter crescere. In Italia si dice che il lavoro di YouTuber non è un lavoro. Ebbene, c'è tanto lavoro tra montaggi, fare video, e uno può dire: Ma vai a lavorare! io devo dire che lavoro 8 ore in azienda e dopo faccio questi video solamente per voi. Quindi, se mi aiutate a crescere, non mi costa niente premere sul pulsante iscriviti, così mi potete aiutare a poter realizzare questi video. Popolo d'Italia, iscrivetevi! Please! Io ringrazio Luca, mio amico, che ieri sera mi ha mandato il link di una truffa su Facebook, dove vedevamo di nuovo questi mystery box. Parliamo di mystery box perché sabato scorso ho fatto un video dove spacchettavo alcuni pacchetti. Ne ho comprati due, uno su Amazon, uno su un'altra piattaforma, ma pagando su PayPal. Lì, se volete vedere il video, lo trovate qui sopra, quindi cliccate qui sopra nel video, andrete a vedere che cosa ho ricevuto, ma che cosa ho ricevuto e quanto ho pagato. Ebbene sì, ho pagato 1,95 euro, anche 22 euro. Ma possiamo anche pagare molto di più, infatti ci sono vari prezzi, 15 euro, anche 22 euro. Io non ci posso credere. Infatti, in questa truffa, io ve la faccio vedere. Eccoci qua, la vedrete qui da qualche parte, vedrete il mio schermo, eccoli qua. Questo è Finds Likes Begonia, Begonia. Finds Likes Begonia. Quindi qui in questo posto troverete, vedete questi magazzini pieni di box, pieni di oggetti prelibati come PlayStation 5, iPhone 13 appena usciti, Game Boy, Wii, più che ne ha più ne mette. Ma possiamo trovare, ma come vedete ci sono questi bancali che si vedono anche cosa c'è dentro. Infatti, se voi vedete, guardate, 149 euro per l'intero pallet, oppure 79 per l'intero pallet, si vedono anche gli oggetti, quindi vuol dire che quello che vi spediscono è reale. Ma è realmente così? Ricevete il pacchetto con tanti oggetti? Io cosa ho ricevuto? Immondizia, immondizia, solo pacchetti, sacchettini, altro che pacchettini. Dobbiamo stare molto attenti perché, se voi vedete anche nei commenti, ci sono tanta gente che ha trovato iPhone, ha trovato una Wii, e uno era anche scontento perché ha detto: ce n'ho già uno, lo posso regalare, preferisco i cellulari. Quindi si riteneva sfortunato ad aver ricevuto una Nintendo Switch. Uno ha ricevuto anche un drone della DJI, altri prodotti come la PS4, Game Boy. Ecco, questa è la chicca, perché voi dovete riconoscere, anche dovete pensare con la loro testa. Vedete che mettono il logo di Amazon, quindi il logo di Amazon vuol dire che è sicuro, quindi andiamo a comprarlo. Perché non comprarlo? È Amazon, e loro mettono apposta questi, così voi pensate che sia Amazon, pacchetti di Amazon che l'hanno lasciato chissà dove e le andate a comprare. Questo è una vera truffa ai danni nostri, perché ci fanno credere che riceviamo oggetti di qualsiasi tipo, invece loro ti mandano degli oggettini da 50 centesimi. Ma perché fanno queste truffe? Perché ormai PayPal e tanti siti proteggono i clienti, quindi cosa succede? Se voi ricevete un oggetto che non è conforme alla descrizione, vi ridanno i soldi indietro, quindi loro non ci vogliono perdere. Allora cosa dicono? Andiamo a dare questi mystery box, incuriosiamo la gente. E ci dicono, come vedete qua, la più grande scatola. Allora, la probabilità che la super scatola possa ricevere prodotti per iPhone è del 98%. Ecco, quindi loro dicono: io l'ho detto, se siete fortunati riceverete l'iPhone 13, se siete sfortunati riceverete niente, un oggettino di poco valore. Se io vado a fare il reclamo, cosa posso dire? Loro possono dire: ma fai parte del 2%, mi dispiace, sei stato sfortunato. Oh, mamma mia, sono stato sfortunato. Va bene, allora non posso ricevere i soldi indietro. È molto importante stare attenti a questo genere
di truffe, molto importante. Voi dovete sempre stare attenti online a cosa comprate, pagate con PayPal sempre e non comprate cose o pacchetti ad occhi chiusi. Io l'ho comprato, infatti se andate a vedere nel video, io ho comprato due pacchetti e l'ho fatto per portarvi una prova che non riceverete quello di cui parlano, di questi prodotti eccezionali. E l'ho fatto solo per voi, così non cadete in queste truffe. Svariate volte io vi ho parlato delle truffe online, quindi ci sono anche delle truffe su YouTube con gli iPhone a 2 euro. La truffa sullo smartwatch sempre a 2 euro su Facebook. Dovete stare attenti, io vi lascio anche la playlist con tutte le varie truffe che ho presentato, quindi se volete andare a vedere, cliccate lì sopra. Quindi mi raccomando, state molto attenti. Quindi io vi invito sempre a iscrivervi al canale, e lasciare un mi piace e accendere la campanellina. È molto importante accendere la campanellina per ricevere una notifica che è uscito un mio video. Quindi ci vediamo alla prossima, rimanete sintonizzati e ciao!